Buonasera, ci ritroviamo come ogni lunedì a Traguardo Lavoro per parlare di occupazione insieme ad Andrea Mori, giornalista del Centro. Buonasera Andrea. Buonasera, Questa è buonasera. la puntata numero 17, ve lo diciamo subito e avvisiamo i superstiziosi. Tu sei superstizioso, Andrea? No. E il nostro avvocato Lola Ristone, che poi vedremo tra poco, è superstiziosa? Io ho giurato il 17, Ah, quindi quindi le ha portato fortuna perché insomma è un avvocato di grido il nostro legale, quindi se siete superstiziosi o se non lo siete seguite la nostra trasmissione perché noi abbiamo come al solito tante opportunità. Questa sera ci occuperemo di categorie protette ma anche di persone che vogliono entrare nel mondo del lavoro per la prima volta, vogliono reinserirsi con un progetto che riguarda 100 figure professionali, quindi ne parleremo tra poco con l'imprenditore ospite in studio, e poi ci occuperemo di ristorazione nel settore balneare perché siamo ormai vicini alla stagione estiva primaverile, quindi anche qui avrete diverse opportunità se vi interessa questo settore, e poi come sempre tante altre offerte attraverso l'inserto del centro, l'inserto lavoro che troverete domani in edicola, di cui vi anticiperemo, Andrea, a fine puntata. Domani sì, un bel inserto ricco di offerte e opportunità in Abruzzo, ma non solo. Bene. E quindi vi consigliamo di seguire la nostra trasmissione, e poi ci sarà sempre una persona che rappresenta coloro che cercano lavoro, che sarà qui in studio a lanciare il suo annuncio personale. Allora, siamo pronti a partire, pronti a presentarvi gli ospiti. Abbiamo Angelo Lottavio, imprenditore e partner di Growing Up. Buonasera. Questo progetto di cui parliamo questa sera, dove c'è posto per 100 persone in cerca di un'opportunità lavorativa. E poi salutiamo di nuovo il nostro avvocato jus lavorista, l'avvocato Lola Ristone, sempre pronta a fare un commento tecnico a quelle che sono le tematiche sviscerate da questa puntata, ma può anche rispondere alle vostre domande da casa. Se avete qualche dubbio, qualcosa da chiedere, potete chiamare il numero 0871 587 3232, lo vediamo tra poco, eccolo qui con il nostro regista Danilo Cinquino in sovraimpressione, e naturalmente scrivete a traguardolavoro@rete8.it per le vostre candidature, per il vostro video curriculum se volete inviarlo, o per qualsiasi cosa vogliate chiederci. Allora, passiamo ad Ottavio, Angelo D'Ottavio. Parliamo questa sera di reinserimento occupazionale con Growing Up, anche attraverso microimprenditorialità, 100 persone che si trovano in gravi condizioni di marginalità, parliamo di disoccupati, inoccupati, invalidi, di categorie protette, ma anche di persone che non rientrano in questa fascia, e comunque sono 100 posti. Non sono a tempo indeterminato perché si tratta di tirocini, ma un buon trampolino di lancio per entrare nel mondo del lavoro. Sì. Sì, questo è un progetto che vede guidato e nasce dalla volontà dell'amministrazione comunale dell'Aquila, che insieme all'ambito sociale, comunità montana, montagne aquilane, quindi tutto il comprensorio che circonda la città dell'Aquila, ha costituito un partenariato, ha selezionato un partenariato privato, e insieme in questa attività che negli ultimi anni è molto stimolata all'interno della pubblica amministrazione, di partenariato pubblico-privato in un'iniziativa che il codice degli appalti definisce coprogettazione, è nata da un'opportunità a Regione Abruzzo finanziata dal Fondo Sociale Europeo, questo progetto di inclusione sociale. L'obiettivo è non lasciare nessuno indietro, e le amministrazioni hanno deciso di investire su questa attività. E quindi siamo in piena apertura del bando, che scade il 15 marzo, e quindi grazie per l'opportunità che ci offrite comunque di questa vetrina per informare tutti i potenziali beneficiari, che sono tutte le persone maggiorenni che rispondono ai requisiti del bando, che cerca di andare incontro a chi magari è meno fortunato. Ecco, dottor, un attimo la fermo, perché innanzitutto dobbiamo identificare bene l'obiettivo. L'obiettivo sono questi 100 tirocini retribuiti, aperti da imprese che partecipano a questo bando e che appartengono a determinate categorie. Intanto parliamo di 100 tirocini retribuiti che vanno da 3 a 6 mesi
600 euro al mese e poi di persone che appartengono a una determinata area geografica. Qual è quest'area geografica? Allora, l'area geografica è quella delle montagne aquilane, quindi il comprensorio della Piana di Navelli fino ad arrivare all'Aquila, e i beneficiari sono tutti, ecco, i cittadini. Abbiamo qui una scheda, eccoli qui, preparata apposta sui requisiti. Esatto. Poi sul sito del comune dell'Aquila, sul sito del comune di Navelli, tutti i comuni che aderiscono a questa iniziativa o magari presso la Casa del Volontariato, che è uno dei partner di progetto e che di fatto ha attivato lo sportello di ascolto e di servizio a tutte le persone interessate. Riceviamo contatti anche di genitori, a volte magari di ragazzi che potenzialmente possono essere interessati, o addirittura di genitori che sono magari esclusi dal mercato del lavoro e che però sono over 45, ecco, e che possono partecipare a questa... Elenchiamo qualche requisito come... Sì, disabili, soggetti svantaggiati, migranti partecipanti di origine straniera, senza fissa dimora, persone con situazioni di difficoltà certificata con un ISEE inferiore a 8.000 euro. Ne parlava anche dell'età prima? Sì, e invece è aperta a tutti gli over 45. Noi speriamo di ricevere anche più, magari dicendo proposte, in modo da poter selezionare quelli più bisognosi di questa iniziativa e magari cercare anche di aprire e andare oltre le 100 opportunità. Sono due i bandi, come giustamente sottolineavate prima. Da una parte c'è l'avviso per i beneficiari, dall'altra c'è l'avviso per gli ospitanti, perché il progetto non si limita... partner, no? Esatto, non si limita ai 3 mesi di tirocinio, come giustamente sottolineava anche l'avvocato prima, ma va oltre, ma punta a far svolgere questo tirocinio in un'azienda che ha interesse a insegnare una professione, delle competenze, trasferire delle competenze a questi beneficiari. A questa attività si affianca un'attività di formazione e quindi organismi di formazione che accompagneranno alle specifiche attività, anche rispetto alle attitudini poi, perché c'è un'attività di assistenza dei beneficiari. L'obiettivo di questa iniziativa è quella di accompagnare questi ragazzi alla creazione di impresa. Quindi l'obiettivo non è un obiettivo di inclusione che crei occupazione e soprattutto crei economia. Questo è uno degli obiettivi target del Fondo Sociale Europeo ed è un obiettivo che vede insieme tutti, Regione Abruzzo, comuni, imprese, il matching tra domande e offerte e anche trasmissioni come la vostra che con grande piacere, insomma, ci hanno invitati a raccontare questa opportunità e che magari stanno svolgendo anche un servizio di fatto a favore della collettività, perché da questo matching possono nascere cose interessanti. Certo, certo, certo. Avvocato Ristone, questo progetto include nelle categorie protette anche persone che non sono diversamente abili, ma per esempio donne vittime di violenza. Sì, che hanno avuto problemi per esempio anche all'interno del nucleo familiare, donne vittime di violenza, e vorrei sottolineare come il nostro ospite ci apre uno sguardo che finora non avevamo, non era capitato in trasmissione, perché avevamo parlato dei tirocini formativi con come partner l'università. Invece ora possiamo osservare che c'è questa possibilità, è una delle possibilità che in cui è la regione che individua questi tirocini, e in particolare per i soggetti svantaggiati, per il reinserimento, l'inclusione sociale. E non è un'attività lavorativa, non si forma un contratto di lavoro, ma appunto c'è lo stimolo, come ci diceva il dottor D'Ottavio, a creare impresa e a creare nuove possibilità di lavoro. E la Regione Abruzzo recentemente ha proprio riorganizzato tutta la materia e oserei dire che soprattutto nella nostra regione, insomma, con il passato aquilano, con i problemi del terremoto eccetera, veramente è un ulteriore impulso di rinascita per la nostra provincia, per il nostro capoluogo di provincia. E poi queste persone, una volta svolto il tirocinio, che possibilità hanno di essere in effetti ammessi? Allora, in effetti uno dei, diciamo, degli obiettivi proprio del tirocinio è quello di creare la possibilità che il lavoratore, oppure la persona quindi che viene ospitata in azienda,
possa cogliere una possibilità, l'azienda stessa, formando, conoscendo queste nuove, questi tirocinanti, possa cogliere la possibilità di magari impiegarli nella propria azienda. Quindi è uno scambio sicuramente proficuo, e questo crea un circolo virtuoso, direi. Infatti è importante sottolineare come qualsiasi persona appartenente a quelle categorie possa aderire a questo progetto, perché sarà a sua volta formato per entrare nelle aziende. Esatto, sì. Era... Sì. No, ecco, volevo sottolineare il fatto prima delle donne vittime di violenza o comunque di chi ha avuto problemi, ha un vissuto pesante all'interno di nuclei familiari, quindi ci possono essere ragazzi in case famiglia, perché uno dei problemi che spesso viene come dire, denunciato è che chi si trova in queste condizioni poi non sia autonomo, viene per un periodo aiutato dallo Stato, però poi non riesce a sviluppare una propria autonomia, e questa mi sembra un'ottima opportunità. Poi il dottor Dottiavo forse stava aggiungendo altro e... Può anche portare ad esempio quel caso di cui parlavamo prima. L'avvocato mi stimolava anche una riflessione su un altro degli aspetti, sono tanti, poi non saranno più sufficienti il tempo che abbiamo a disposizione e dobbiamo anche la capacità di sintesi. Però anche rispetto all'attività di segretariato sociale che svolgono i comuni e questa attività di filtro, perché potrebbe esserci un beneficiario che può rientrare in quelle categorie e che ha avuto nel corso della vita una spiacevole diciamo, vicissitudine familiare magari, o magari non necessariamente familiare, che ecco, non si vuole evidentemente appalesare. Il segretario sociale ha dei filtri, svolge un filtro anche con una grande riservatezza professionale che insomma, permette, questo vogliamo dire, a chiunque di non appartenere a una categoria, non essere identificato in una vicenda familiare magari triste. Protetto. In questa attività di matching, poi di fatto qui parliamo di un'attività diciamo, che applica il principio della sussidiarietà orizzontale, no? Perché da una parte c'è la pubblica amministrazione, dall'altra imprese. Noi abbiamo un caso in provincia dell'Aquila di una bellissima azienda abruzzese che ha sede a Mociano e che è partner di questo progetto. Che si chiama Abruzzo Cereal, che è un'azienda che sta sviluppando una coltura di grano duro in quell'area, molto interessante, che permette una redditività maggiore anche alle aziende agricole che magari potrebbero da un terreno abbandonato passare a una coltura a buona redditività, o magari abbandonare una coltura a bassa redditività per passare a quest'altra che ha maggiore redditività, e che sta facendo questo lavoro per un'azienda, per un'industria importante italiana, uno dei brand più famosi, non abruzzese purtroppo, che lavora nel settore della pasta, e questa azienda è pronta a ospitare tirocinanti e loro offre l'opportunità di lavoro, ma gli offre anche la possibilità di creare impresa. Cioè questa azienda dice: io il lavoro che ho lo posso esternalizzare a una potenziale cooperativa che nasce da questi ragazzi, e quindi gli insegno il mestiere e me li porto dentro quasi come sono dei compagni, senza temere la concorrenza, ma offrendo loro la possibilità di lavorare in un ambiente sicuro, avendo già il fatturato pronto. È bellissimo. Sì, c'è un'azienda così bella, Abruzzo Cereal, io... Ce ne fossero, sicuramente ce ne saranno tante, questa trasmissione ci aiuterà anche a incontrarne altre. Quindi potete anche lanciare un appello alle aziende, se vogliono partecipare fanno ancora in tempo. Grazie, sì, assolutamente sì, non ci avevo pensato, grazie. Allora, noi vi invitiamo a rivolgervi al nostro indirizzo email, traguardolavoro@rete8.it, se siete interessati a candidarvi per una di queste 100 posizioni. Entro il 15 marzo. Entro il 15 marzo, o anche, adesso abbiamo ampliato questo appello, anche ad aziende, imprenditori, piccoli e grandi, che vogliono partecipare a questo progetto come datori di lavoro. E c'è anche un sito internet al quale potete rivolgervi, eccolo qui, www.growingupaq.it, per parlare direttamente con i responsabili di questo progetto. Allora, grazie ad Angelo D'Ottavio che ci ha illustrato queste 100 opportunità di lavoro. Noi andiamo in pubblicità e ci vediamo tra poco per la seconda parte della nostra trasmissione, nella quale vi offriremo posti di lavoro nel settore balneare. A tra poco.
Ed eccoci tornati a Traguardo Lavoro. Andrea ride perché stavamo bombardando il nostro nuovo ospite di domande, perché l'argomento è ghiotto. Parliamo della ristorazione in uno stabilimento balneare, quindi il mare, l'estate, il sole, la buona cucina, perché lui, il signor Gaetano Lamastra, che salutiamo, buonasera. Buonasera a tutti. È titolare del ristorante Dal Pugliese presso un Lido di Tortoreto. Tortoreto, Lido, scusate la ripetizione. Quindi Dal Pugliese, parliamo di cucina pugliese, però abbinato a cucina abruzzese, pesce, quindi veramente tutto un programma. Allora, prima di entrare nel dettaglio dei posti, parliamo un po' di questa vostra cucina, che sono curioso, ma penso che anche i nostri... Allora, il ristorante nasce nel 2010, un'idea mia e di mio fratello, e decidiamo di portare la cucina pugliese in Abruzzo, un po' come la cucina italiana all'estero. E di là è nata la pizzeria, che è stata riconosciuta anche in Europa per diversi premi, e così via. Poi dopo la cucina si è sviluppata e migliorata nel tempo. Adesso ci siamo spostati al mare ormai da 4 anni, questa è la quarta estate per esattezza, e dove il lavoro è aumentato e siamo riusciti anche ad avere molto più organico e dare più possibilità di lavoro a persone che si vogliono affacciare a questo tipo di settore. Ecco, stiamo vedendo alcuni piatti. Sì, questi notevole. Sono alcuni piatti, la posizione è molto bella. Allora torniamo al punto principale della questione. Voi volete aumentare l'organico in vista dell'estate, potete arrivare fino a un certo numero, però nel frattempo cercate già delle posizioni già ben definite. Ci può dire quali sono e quante sono? Allora, le posizioni che stiamo cercando in questo momento, le principali, sono un barman che si occupa anche di cocktail e quant'altro, quindi un bartender, e poi abbiamo bisogno di delle figure in cucina, quindi dei capi partita o sous chef, e poi per la sala degli chef de rang, ovvero dei camerieri che abbiano una certa esperienza per quanto riguarda il settore della ristorazione, quindi approccio al pubblico, che sappiano gestire dei tavoli, che sappiano prendere comande, insomma, ecco, diciamo, tutto quello che serve per E possiamo dire che questo è il numero base, che poi può crescere un'altra stagione per fare dei contratti stagionali a 3 mesi estivi. Che tipo di contratti fate? Sì, generalmente noi assumiamo da maggio fino a settembre, ottobre, considerando che la struttura è aperta tutto l'anno, per cui noi allunghiamo quello che è la stagione estiva e la riusciamo a portare fino a fine ottobre. Quindi c'è possibilità di avere una stagione lunga, a differenza magari di altre strutture che chiudono l'estate e quindi fanno quei 3-4 mesi, non di più. Noi riusciamo anche a dare 5-6 mesi di lavoro alle persone stagionali. E poi dopo c'è la possibilità che chi premia, chi merita ed è premiato, può anche, insomma, continuare la nostra struttura tutto l'anno, perché ci sono persone che vogliono continuare questo lavoro e quindi le manteniamo per tutto l'anno. È facile trovare persone che vogliono lavorare in questo settore, perché ci sono tanti sacrifici da fare in uno stabilimento balneare, ristorazione a tutte le ore, giorni festivi. Esatto, questo è uno dei punti cruciali della ristorazione, è un lavoro molto sacrificato, un lavoro di pazienza, di stare a contatto col pubblico, quindi avere tanta pazienza col pubblico e avere tante competenze che servono poi dopo per mettere in atto quello che è il lavoro, e non si trovano tantissime persone. Vuoi che il lavoro in Italia, comunque, dobbiamo dirla da tutti i punti di vista, in alcuni casi è sottopagato per quello che è la quantità di lavoro fatta, in altri casi non ci sono persone che hanno le competenze, perché magari non vanno tutti a scuola alberghiera, pretendono di improvvisare questo lavoro. Questo lavoro purtroppo non è un lavoro improvvisato, è un lavoro che va fatto come l'ingegnere, come l'idraulico professionista e quant'altro. Esistono delle scuole professionali che approcciano questo mestiere e le persone devono farle per iniziare. E voi quali sono i requisiti che chiedete a chi si vuole candidare per una delle vostre posizioni aperte? Ecco, per quanto riguarda la cucina, abbiamo necessità delle persone che abbiano avuto un contatto con la cucina di pesce, gli antipasti, quindi saper sfilettare, pulire il pesce, riconoscere la materia prima, saperla lavorare e non rovinarla, che noi lavoriamo con prodotti freschi, per cui il prodotto fresco ci vuole davvero poca manualità, ma fatta bene per ottenere dei grandi piatti. Se vengono rovinati questi prodotti, di conseguenza abbiamo buttato un prodotto. E per le altre figure? Per le altre figure invece occorre ovviamente la conoscenza del servizio di sala,
la conoscenza almeno dell'inglese, che serve principalmente per comunicare con i turisti che vengono dagli altri paesi, e ne abbiamo diversi, chi viene dall'Inghilterra, dalla Francia. Quindi Tortoretto poi è una località molto turistica, è una località prevalentemente a regime familiare, quindi abbiamo tante famiglie che vengono da fuori, bisogna conoscere le abitudini dei clienti, sapersi rapportare, avere buona educazione, insomma. Prima parlava anche di una vostra attività di formazione. Sì. Cioè c'è la possibilità anche di crescere, no? Esatto, noi collaboriamo con la NIP, la Nazionale Italiana Pizzaioli, che fa anche formazione per quanto riguarda il bar, la caffetteria, e adesso sta affacciando anche alla formazione di cucina. Quindi le persone che collaborano con noi hanno anche questa opportunità, che nell'inverno, se uno vuole, può iscriversi o collaborare con noi in diverse iniziative che vengono attuate proprio all'inverno, perché c'è meno lavoro, insomma. Avvocato Ristone, il lavoro nella ristorazione in estate è un lavoro pesante, dicevamo, a volte è lavoro straordinario, come vanno tutelati i lavoratori? In effetti il nostro ospite ha posto quello che è un punto dolens di questo settore, perché in effetti la richiesta imprenditoriale è quella di avere personale preparato o che comunque ci diceva loro sono disposti a fare formazione. Questo è un aspetto molto importante. Dall'altro lato magari ci sono lavoratori che si lamentano, se non incappano con imprenditori seri, di essere magari sottopagati, di essere sfruttati, e quindi è un ambiente che può dare molto lavoro, lo sappiamo, la nostra regione ha questa bella spiaggia, quindi anche attrezzata, perché nella nostra regione c'è tutta la spiaggia attrezzata con gli stabilimenti, e quindi ci sono imprenditori che lavorano nel settore. Quindi se l'imprenditore è serio, sa che il lavoratore deve essere assunto via un contratto collettivo e un contratto a termine, che può essere però, abbiamo detto anche l'altra volta, può essere prorogato perché appunto è stagionale. Però vi è la possibilità, quindi se vi sono questi presupposti il lavoratore è tutelato, perché vi è il contratto collettivo e viene, quindi sarà pagato per lo straordinario, ma ha anche la possibilità di essere formato, e trovandosi per esempio in una struttura come quella del nostro ospite potrebbe aspirare, se evidentemente riesce a farsi valere, a farsi conoscere, il lavoratore potrebbe aspirare evidentemente anche ad un contratto a tempo indeterminato. E mi sembra, quindi, per quello che ho sentito, che le esigenze sono quelle di personale specializzato, però c'è anche l'opportunità di essere formati, per cui mi sembra che se un lavoratore ha voglia di lavorare e ha comunque, proviene per esempio dalla scuola alberghiera, mi sembra di capire che potrebbe avere delle buone opportunità. Poi di apprendere da un maestro, anche esatto, perché lui è uno chef, è uno chef molto apprezzato. E vorrei sottolineare proprio una serietà che ho ravvisato proprio da alcuni, da quanto ha messo in evidenza, quindi mi sembra positivo, ecco, quello che diceva il nostro ospite. Da avvocato ho notato questo, prego. I candidati devono essere la provincia teramana, nella zona di Tortoretto, oppure c'è possibilità, qualcuno che magari abita un po' più lontano, di avere un alloggio comunque gratuito o a costi agevolati? Allora, noi diamo innanzitutto possibilità di venire da tutta Italia. Proprio perché facendo cucina pugliese abbiamo anche persone che vengono dalla Puglia a lavorare da noi, e l'estate principalmente diamo alloggio, però è a spese della nostra azienda, ci occupiamo noi dell'alloggio, quindi diamo questa possibilità alle persone che vengono da fuori anche di avere vitto e alloggio compreso. Oh, questo è molto interessante, quindi anche se siete di altre province abruzzesi, noi ci rivolgiamo all'Abruzzo, ma naturalmente, come diceva il signor Lamastra, c'è una scadenza entro la quale bisogna candidarsi? Non c'è una vera e propria scadenza, noi aspettiamo il prima possibile che compaiano queste figure. È normale che faremo dei colloqui, faremo delle prove per vedere queste persone, le loro competenze e come si presentano. Fatto questo, poi dopo gli faremo partire un contratto, inizialmente sarà a termine. Quindi da maggio il contratto comunque? Perché quando dipende, può partire anche prima, per alcune figure potrebbe partire anche prima, da aprile, perché da aprile già c'è parecchio movimento. E poi dopo, da maggio, iniziamo
a far entrare le altre figure mano a mano per tutta l'estate. Bene, quindi grande disponibilità da parte di Gaetano Lamastra, ricordiamo titolare del ristorante Dal Pugliese. Io invito a chiamarci se avete delle domande da fare al signor Lamastra, all'ospite che arriverà più tardi, all'avvocato Ristone, l'abbiamo già detto, il numero da formulare è lo 0871 587 3232. Lo qualche vedete domanda, in sovraimpressione, sì. Qualsiasi cosa, noi siamo qui a disposizione. Se volete rivolgervi per la vostra candidatura direttamente al ristorante, l'indirizzo email è dalpugliese@gmail.com e lo vediamo qui. Allora, grazie a Gaetano Lamastra, in bocca al lupo per la sua ricerca. Noi aspettiamo le vostre candidature e noi adesso possiamo rivolgerci a una persona che cerca lavoro, perché come sapete noi ogni settimana abbiamo un candidato o una candidata che viene a raccontarci la sua storia e che siede sulla poltroncina rossa. Ci sono persone, noi accogliamo persone, anzi vi invitiamo nuovamente a scrivere a traguardolavoro@rete8.it per partecipare alla nostra trasmissione. Io ne approfitto, Andrea, per ricordare che se volete cercare lavoro attraverso la nostra trasmissione, noi ne siamo felici e siamo più che disponibile ad aiutarvi, però tutto avviene in via video, quindi o vi sedete nel nostro salotto a raccontare la vostra storia oppure ci mandate un video curriculum, sempre a traguardolavoro@rete8.it, ma noi non possiamo girare i vostri curricula. Il nostro lavoro non è quello di ricevere il curriculum su file e mandarlo alle aziende, ma è quello di creare un punto d'incontro in televisione, perché a volte c'è questo malinteso. Certo. E noi siamo veramente travolti da curricula, però non possiamo fare nulla se voi non decidete di apparire. Un incontro tra domanda e offerta. Esatto. Matching, come parlava prima il dottor Dottai. Sì, anche perché altrimenti noi ci trasformeremo in una specie di agenzia di somministrazione. Esatto, somministrazione, quindi non avrebbe neanche senso stare qui davanti alle telecamere a raccontarvi le storie di chi cerca e di chi offre lavoro. E questa sera abbiamo una ospite sulla poltrona rossa che si chiama Barbara Pinna. Buonasera Barbara. Buonasera a tutti. Buonasera. Voi, vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato. Grazie a lei. Barbara, lei viene da? Allora, io sono originaria di Lanciano, abito a Pescara già da diversi anni. Ed è un'impiegata amministrativa, ha fatto sempre quello? Sì, non solo. Diciamo che il mio curriculum è molto vario, perché sono una persona che si è sempre messa in gioco, con l'impegno, con la volontà, è sempre riuscita ad ottenere dei buoni risultati. Comunque sì, la maggior parte del mio tempo è stato appunto nell'ambito amministrativo e di segreteria. Posso raccontare brevemente un attimino il mio percorso, diciamo, lavorativo? Qui. Grazie. Io ho lavorato per tantissimi anni in un'associazione di fornitori ospedalieri e per le regioni Marche, Abruzzo e Molise. Lì mi occupavo un po' di tutto, ero l'unica impiegata, quindi gestivo le attività di segreteria, le attività con i soci che erano iscritti, corsi e convegni. E la maggior parte diciamo del lavoro era rappresentato dal recupero crediti nei confronti delle ASL, quindi mi davo da fare in tutto e per tutto. Ho avuto, mio malgrado, questa associazione si è sciolta perché penso, non ricordo, comunque nel 2015 è nata la sezione sanità in Confindustria. Alcuni soci hanno deciso di lasciare, di sciogliere l'associazione e di conseguenza io ho perso l'occupazione. Pre-pandemia mi sono di nuovo riproposta in un'azienda che commercializza dispositivi medici, mi sono occupata di gare d'appalto e ordini. Purtroppo con contratti a termini, all'inizio del lockdown, la mia esperienza è terminata. E precedentemente ho fatto veramente di tutto, ripeto, mi sono sempre molto impegnata, ho lavorato in alcuni supermercati, sono stata in un centro estetico, ho lavorato per il servizio di riscossione tributi come messo notificatore, ho lavorato per un'impresa di smaltimento rifiuti, ho detto supermercati, negozio d'abbigliamento e ho fatto anche una breve esperienza quando ero veramente ragazza nei villaggi turistici, quindi anche come animatrice. E adesso dove vorrebbe trovare lavoro? Allora, ovviamente mi piacerebbe tornare in un'azienda, nel campo amministrativo ovviamente. Mi piacerebbe, lo ripeto, avendo una certa età, io ho quasi 50 anni, riuscire a trovare una sistemazione, ecco, quella è la cosa che desideriamo un po' tutti quanti, riuscire ad essere sereni nel mondo del lavoro, cosa che è molto difficile. Sì.
Quindi lei è disoccupata dal 2015? No, no. Allora, inizio lockdown, quindi 2020, sì, 2020. Ovviamente mi do da fare, perché devo pur mangiare, però, quindi qualcosina faccio. L'età vuol dire esperienza e vuol dire anche avere un valore aggiunto come esperienza, no? In effetti, a parte la sua capacità di comunicazione, che volevo sottolineare positivamente, ha in effetti una esperienza notevole per quello che ci ha raccontato nel settore, quindi medicale, quindi come insomma per la parte amministrativa. Sì. E poi ha raccontato anche di avere quindi anche del recupero crediti, quindi insomma una certa attività. Però vorrei sottolineare che chi nel caso, spero che ci sia questa offerta di lavoro per la nostra ospite, che potrebbe godere di quel famoso sgravio contributivo, perché appunto c'è la possibilità di, per le donne, in questo caso disoccupate, e quindi sarebbe un aspetto vantaggioso per chi offre lavoro alla nostra ospite. E quindi direi che potrebbe, questo fatto di poter godere di questi sgravi contributivi, insomma, questo appunto. E poi c'è un aspetto premiale che è stato introdotto appunto con l'assunzione di manodopera femminile, sempre a livello contributivo, quindi anche questo, cioè ci sono più aiuti, tra virgolette, vantaggi, sì. Più vantaggi, questo è il termine più corretto, grazie. Ma io pensavo, Andrea, con la pandemia tanti operatori della sanità hanno aumentato il loro lavoro, quindi parliamo di strutture sanitarie, parliamo di fornitori, esatto. E quindi la signora ha proprio un'esperienza specifica al settore sanitario, potrebbe essere un plus nella ricerca di lavoro per lei? Negli uffici amministrativi di qualche grande azienda sanitaria, oppure anche in altre aziende, insomma, private, eccetera. Ma poi denoto veramente un forte dote comunicativa da parte della signora. Quindi si vede che è abituata a parlare con il pubblico, ad avere un certo contatto, che è comunque un requisito che molte aziende chiedono come fondamentale, ritengono fondamentale. Esatto. E poi lei si è anche specializzata nelle gare d'appalto, lei sa come svolgere una pratica per una gara d'appalto, questo è importante, lo diciamo. Sicuramente è molto importante, io mi riallaccio un attimino al discorso dove appunto si parlava delle doti comunicative. Effettivamente sì, io ritengo di essere in grado di saper interloquire con le istituzioni e quant'altro. Il mio problema è che sto vedendo in questo periodo che le persone di una certa età vengono tagliate fuori. È un dato di fatto, ora non so se è una questione esclusivamente dell'Abruzzo oppure è una cosa che riguarda un po' tutta l'Italia, però a 50 anni si è fuori. Quindi non so forse non tutte le aziende conoscono quei vantaggi di cui abbiamo parlato prima. In effetti anche il primo ospite, il dottor D'Ottavio, aveva anche quelle possibilità, quelle offerte sono rivolte appunto, sono diciamo quei tirocini che sono rivolti a persone per il reinserimento, l'inclusione sociale, quindi per esempio appunto la manodopera che ha superato una certa età. Ma questo è un problema che penso riguardi la nostra, non è esclusivamente regionale, non è un problema soltanto abruzzese, tant'è vero che il legislatore ha previsto più volte delle possibilità appunto degli sgravi contributivi. Quindi poi mi sembra che nel PNRR sembra che ci sia proprio una voce finalizzata all'occupazione femminile. Occupazione femminile, sì, c'è un aspetto premiale, quindi magari lo potremmo anche la prossima volta. E poi parlando di età, una preparazione così specifica nella sanità, non credo che una persona più giovane possa averla in tutte le qualità, tutte le caratteristiche che ci ha elencato la signora Pinna. Allora, certo.
Per rivolgersi a Barbara Pinna, se siete interessati a darle l'opportunità di un colloquio, almeno di un colloquio di lavoro, voi potete sempre scrivere, ecco qui, abbiamo direttamente il suo indirizzo email, barbiep@gmail.com, oppure potete rivolgervi al nostro rassicurante indirizzo email, traguardolavoro@rete8.it, che va bene per ogni occasione. Allora, in bocca al lupo e speriamo di poter avere notizie positive per Barbara Pinna e invertire questo trend che tende ad escludere appunto i cinquantenni, ma anche persone un po' più, diciamo, gli over 40 dal mondo del lavoro. In bocca al lupo. E adesso abbiamo un curriculum da casa, saltiamo da un'età ad un'altra fascia di età più giovane, di un ragazzo che è laureando in management, imprenditorialità e innovazione. Si chiama Roberto Maglione, vediamo cosa ci dice in questo video curriculum. Buonasera a tutti, sono Roberto Maglione, ho 29 anni e sono laureando in management, imprenditorialità e innovazione presso l'Università degli Studi del Molise. Sono qui per fare un breve video perché sono alla ricerca di lavoro, vado a riassumere le mie principali esperienze lavorative. Lavoro sin da quando ho 14 anni, nei primi anni lavorativi li ho passati nella ristorazione, quindi cameriere e barista principalmente. Poi sono passato a breve esperienze anche di porta lettere in Poste Italiane e in una posta privata, per arrivare poi fino ai giorni d'oggi, ai giorni nostri. Negli ultimi anni ho avuto esperienze come nella logistica della GDO e addetto vendita. Cosa mi aspetto nel mio prossimo futuro? Vorrei continuare a lavorare o nel settore della logistica o anche con un forte interesse nel settore turistico, dove i miei studi sono stati prevalenti. Inoltre, l'ultimo settore che anche mi piacerebbe approfondire, magari questo anche con il passare degli anni, è quello delle risorse umane a livello amministrativo, oppure anche ufficio acquisti per quanto riguarda le aziende appunto in ambito logistico. Spero che questo video possa interessare a qualche azienda importante dell'Abruzzo e non solo. E con questo vi saluto e auguro a tutti una buona serata. Grazie a Roberto Maglione, in bocca al lupo. Se volete contattare questo laureando, scrivete a traguardolavoro@rete8.it. E adesso le anticipazioni sull'inserto lavoro del quotidiano in centro che potremo leggere domani. Andrea Mori è pronto per darci delle indicazioni che non riguardano solo l'Abruzzo, avevi detto, no? No, no, assolutamente. Ci sono dei concorsi interessanti fuori l'Abruzzo per tutti coloro che vogliono intraprendere determinate carriere. E ricordo che nell'inserto lavoro del centro c'è anche il QR code Mila, attraverso il quale si può rivedere la puntata di Traguardo Lavoro, chiaramente la puntata precedente a questa che stiamo mandando in onda. E poi ricordo anche il prezioso lavoro della collaboratrice Simona Andreassi per quanto riguarda l'inserto lavoro, che adesso andiamo a sfogliare in anteprima con la copertina che è dedicata ai posti nella ristorazione, perché c'è un grande nome della ristorazione nel fast food in Abruzzo che cerca personale, dove a Chieti, all'Aquila e Avezzano sono tanti, numerosi i profili che cerca per la sua catena di ristoranti, di fast food, e poi ci sono dei profili aperti nel settore pubblico, nell'ufficio per la ricostruzione del terremoto, quindi con sede all'Aquila. Sono profili tecnici, ma anche ci sono anche profili per diplomati e per laureati. Occhio a tutti questi ruoli che vengono richiesti, descritte nell'inserto di domani, nella copertina. Andando avanti, parliamo di posti nell'Abruzzo, perché ci sono tante richieste per addetti vendite in Abruzzo, in particolare a San Giovanni di Latino e Chieti. Ci sono esperti software all'Aquila, sono richiesti, e poi anche autisti di bus e pullman per un'azienda conosciuta, nota, che ha sede a Teramo,
Ricordo a proposito di autisti il bando per 100 autisti per la TUA, la Società Regionale di Trasporto Pubblico, che scade il 2 marzo alle 23.59 del 2 marzo, quindi bisogna fare in tempo a tutti, per tutti coloro che sono interessati. Ancora assistenti sociali in 9 comuni nel Teramano. E poi personal shopper che abbiamo avuto ospite, la settimana scorsa a Traguardo Lavoro, con 100 posti per consulenti professionali nella vendita del caffè. E poi ancora magazzinieri sempre in Abruzzo e poi altre occasioni nel Chietino e nel Teramano. Andando avanti... ci sono le pagine riservate ai posti offerti tramite centri per l'impiego in Abruzzo, 128 posti, diversi profili nell'edilizia come al solito, geometri, operai, carpentieri, idraulici, eccetera, ma scopriamo anche richieste per pizzaioli, meccanici, addetti alle pulizie, e manutentori di impianti industriali e parrucchieri per signora. Parlavo prima dei concorsi nazionali perché nella nostra tabella in cui ricordiamo le scadenze dei concorsi principali abbiamo inserito questo concorso che interessa tutti coloro che vogliono entrare nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Si tratta di 300 posti per un concorso bandito dal Ministero dell'Interno per diplomati con massimo 26 anni con la deroga dei 37 anni per coloro che già svolgono l'attività nel termine del volontariato presso sempre i Vigili del Fuoco. La scadenza di questo maxi concorso dei Vigili del Fuoco è il 28 marzo, le domande sulla via telematica sul sito specifico. Poi ricordiamo ancora a Milano 1249 posti di ispettori del lavoro e funzionari al Ispettorato Nazionale del Lavoro, la scadenza è alle 14 del 14 marzo, e in questo caso i candidati devono avere la laurea. Poi 25 laureati alla Banca d'Italia per diverse sedi, la scadenza in questo caso alle ore 16 del 21 marzo e poi andando avanti andiamo nel ramo delle carriere militari, ci sono sempre i posti per volontari nell'esercito, 6.000 posti, chiaramente a più scadenze, la prima delle quali scade, la prima delle quali è il 10 marzo. Poi la Guardia di Finanza con 1175 allievi marescialli all'Accademia della Finanza, e la scadenza è alle ore 12 del 20 marzo. E poi i Carabinieri, 671 posti per allievi marescialli, diplomati e diplomandi al corso triennale per ispettori dell'arma. La scadenza in questo caso è il 24 marzo. Grazie ad Andrea Mori, quindi tutto questo domani sull'inserto lavoro del quotidiano Il Centro. Noi abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, ci salutiamo, vi ricordiamo che tra poche ore la nostra puntata sarà disponibile su Rete8Tube come lo sono tutte le altre che abbiamo svolto fino adesso. Allora ringraziamo i nostri ospiti, Gaetano Lamastra, grazie per essere stato qui, grazie all'avvocato Lola Ristone che ritroveremo tra 2 settimane, grazie a Barbara Pinna, grazie mille. E grazie a tutti voi che ci avete seguito, la puntata numero 17 è andata, quindi non è successo nulla di catastrofico, speriamo invece che questo numero possa portare fortuna a tanti di voi che cercano lavoro. E grazie per averci seguiti, grazie al nostro operatore Andrea Berardinelli e grazie a Danilo Cinquino in regia. Ci vediamo tra 7 giorni a Traguardo Lavoro su Rete 8. Alla prossima.